Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di approfondimento sportivo, lo chiameremo, per parlare della Formula 1. Formula 1 è una delle altre mie grandi passioni, insieme al calcio, e ultimamente ho, diciamo, sviluppato un pensiero un po' critico sull'andamento della Formula 1. Però, occhio, è un pensiero critico che non si sofferma sul la FIA. Si sofferma più che altro sulla pira che sta prendendo il movimento, oltre che ovviamente le alcune scelte discutibili della FIA, ma sportivamente parlando ho sempre visto e capito che lamentarsi solo degli altri, di chi fa da arbitro o insomma da giudice in alcune contese sportive, è il primo alibi che un perdente usa sempre, e quindi evito di portarlo in causa, tenendo ben presente che c'è anche quel problema. Negarlo sarebbe essere ciechi o dire semplicemente una bugia. Però diciamo così che non è il focus di questo video. Però in breve, di cosa voglio parlare? Voglio parlare della piega che ha preso appunto la nostra Formula 1, il Circus, dopo che Liberty Media ne ha preso possesso qualche anno fa. All'inizio l'acquisizione di Liberty Media è stata sicuramente, secondo me, un punto di svolta positivo per la Formula 1, che a livello di sia di immagine che di mercato era arrivato un po' a una stagnazione che durava da qualche anno, ovvero che sembrava un po' tutto immutato, gli ultimi cambi regolamentari erano datati da un po' di tempo, c'era il dominio Mercedes che arrivava dal dominio Red Bull, quindi era un dominio dietro un altro dominio, quindi non, diciamo, a livello sportivo, quando c'è una sola squadra che domina per diversi anni, poi si cambia squadra ma c'è comunque un dominio completo, un po' la competitività e lo spettacolo ne viene un po' a essere inficiato, non definitivamente, non vuol dire che questo è il problema, attenzione, assolutamente no, però è una delle concause che portano magari a un movimento sportivo a essere un po' pochino meno seguito. Liberty Media all'inizio ha voluto fare proprio un revamp completo di quello che è il brand Formula 1, ha preso un canale YouTube che era stagnante e morente e l'ha fatto diventare l'hub principale per tutti i contenuti della Formula 1, e secondo me a ben d'onde nel 2018-17, quando è stata acquisita da Liberty Media, comunque nel ventunesimo secolo, direi che appoggiarsi su una piattaforma online, la piattaforma online di diffusione video principale nel mondo, è secondo me un buon viatico per portare, diciamo, i tuoi contenuti a chiunque, i tuoi contenuti selezionati a chiunque, ovviamente. C'è stato anche un revamp e un completo restyling della F1 TV, che secondo me è un gran peccato non poter vedere in Italia, se non che si usi una VPN ovviamente, perché dà accesso a tantissime informazioni, completo controllo di quello che vuoi vedere, vuoi guardare, a un prezzo tutto sommato contenuto in realtà. E quindi questo restyling ha portato la F1 a essere più seguita, la serie di Netflix che ultimamente... quando poi riesci a portare qualcosa in Netflix vuol dire che hai raggiunto il tuo obiettivo e hai raggiunto una platea incredibilmente ampia di persone le quali vogliono partecipare anche, diciamo, indifferita a quello che succede, vogliono vedere dietro le quinte. La serie Drive to Survive fino a un certo punto, e poi vedremo il twist negativo, è stata secondo me una cosa molto bella, perché della Formula 1 il dietro le quinte è sempre stato molto nascosto. Il mercato piloti, quello che succede internamente a una squadra, molto segreto, molto a compartimenti stagni sono le scuderie l'una con l'altra, giustamente, e non lasciano trapelare troppe informazioni. La libertà che hanno concesso, che hanno dovuto concedere a Netflix, ha secondo me aperto uno spaccato bellissimo su quello che sono le relazioni tra stessi compagni di squadra, tra piloti, tra team principal che sono diventati, no, il nuovo status symbol della Formula 1, manco un pilota, i team principal. Quindi è fatto un'operazione assolutamente positiva, sono state aumentate tantissimo l'audience, soprattutto negli Stati Uniti dove era praticamente nulla,
ha riacceso la fiamma in Europa della passione per la Formula 1, che mai si era assopita, ma che un po' si era un po' spenta, diciamo la verità, perché si diceva Formula 1 inizia tra giri, addormenti, ti svegli all'arrivo. Quello era quello che si diceva, no? Quello era Schumacher. Io sono cresciuto da tifoso Ferrari, quindi togliamo, sgombriamo il campo da qualsivoglia idea. Ovviamente siete parlando con un tifoso Ferrari, dall'epoca della coppia Jean Alesi e Gerhard Berger, quindi stiamo parlando di inizio anni 90, e quindi poi sono stato portato, diciamo, a guardare ancora di più la Formula 1 con Michael Schumacher e con tutto quello che ne ha conseguito. Io mi ricordo benissimo quegli anni in cui era una palla mortale, perché iniziava Schumacher, prendeva 20 secondi su tutti, che è quello che è successo con Vettel in Red Bull, Hamilton in Mercedes, adesso Verstappen in Red Bull. Ce n'è che è una novità, eh. Quando ti trovi una macchina fortissima, un pilota bravissimo, quello succede, purtroppo. Di solito quello succede, se no che si trovano due squadre più o meno allo stesso livello e due piloti più o meno allo stesso livello. Anche Schumi alla sua epoca ha fatto a botte con signor piloti, sono venuti poi i gran casini. Non è che è solo dall'arrivo di Netflix, di Liberty Media, che ci sono gli scontri alla Verstappen Hamilton, ragazzi, da molto prima. Andate a chiedere a chi ha visto lo scontro tra Prost e Senna, tra Villeneuve e Schumacher. Ce ne sono citati due in tempi non sospetti, quindi assolutamente nulla di nuovo. Quindi fino adesso mi ha parlato bene di Liberty Media, ha revampato molto bene la fiamma sotto Formula 1, e quindi dove sta la cosa negativa? La piega negativa sta che Liberty Media, alla fine della fiera, quello che vuole in realtà, dopo aver visto un cash flow, quindi un flusso di cassa molto alto, diritti venduti a destra manca, comunque gran premi che vengono frequentati, quindi grande vendita di biglietti, di merchandising, di quel tutto accessorio, diciamo, ha detto: come faccio a rendere più spettacolare la cosa? Perché sai, vedere Hamilton che fa 20-40 secondi di vantaggio sul secondo, che di solito è l'altro in Mercedes, che due coglioni, no? E secondo me qui è iniziata la spirale negativa, proprio quella, il twist brutto che abbiamo visto l'anno scorso con quello che è successo ad Abu Dhabi e quello che abbiamo visto anche quest'anno. Purtroppo la Formula 1, a mio avviso, si sta trasformando nel wrestling. Ora cerco di spiegare questo concetto, ma prima voglio fare un ruolo che si chiama shout out, è assolutamente non richiesto, lo faccio con gran piacere, perché è giusto, secondo me. Andate a seguire questo ragazzo fuori pista, lo trovate su Instagram, ha anche su Telegram un canale, sia un canale di chat tra tutti, sia proprio un canale in cui vengono pubblicate le notizie. È a tutti gli effetti una testata, perché ha persone che scrivono articoli giornalieri. Sono veramente un faro in questa nebulosa situazione in cui tutti gridano allo scandalo della FIA, tutti gridano alla povera la Ferrari, brutta la Ferrari, povera Mercedes, brutta la Red Bull. Cercano di fare un punto serio della situazione, quindi se volete seguire qualcuno di serio, fuori pista, ragazzi, su Instagram, mi raccomando. Poi tutti i link che trovate in descrizione, tutti gli articoli, seguiteli, ditegli chi vi manda il Terry, sarebbe una bella cosa. Tra l'altro l'ho conosciuto fuori pista in tempi non sospetti, prima che io conoscessi lui, ed è rimasto questo bel rapporto, no, di rispetto, secondo me. E dato che volevo fare questo video sulla Formula 1, ho detto voglio citare fuori pista, perché è un ragazzo che, soprattutto dopo un ban assolutamente immeritato, e Instagram fa schifo, sinceramente Instagram fa schifo, è riuscito ad andare oltre dove era arrivato, quindi doppiamente bravo, doppiamente bravo. Tornando a noi, perché ho detto che la Formula 1 secondo me sta diventando come il wrestling? Il wrestling è uno sport spettacolarizzato, dove non c'è una vera competizione come se fosse da intendersi come lotta, quindi come, non so, l'MMA,
una box dove ci sono colpi veri, dove si prova a far male all'avversario per mandarlo al tappeto. Il wrestling è quello, ma spettacolarizzato, dove c'è un copione da seguire, ci sono delle storie gestite, c'è alle spalle qualcuno che dovrebbe costruire queste storie per renderle più intrattenenti possibile, e poi ci sono gli atleti che performano sono degli stuntman a tutti gli effetti, che performano azioni pericolose dove ogni tanto si fanno male, dove però l'obiettivo non è picchiarsi, l'obiettivo è fare spettacolo, non picchiarsi. Questa non è la novità. E la Formula 1 vuole diventare Abu Dhabi 2021, dove cambiano idea 3-4 volte, fanno sdoppiare solo e unicamente i piloti che servono per far arrivare all'ultimo giro i due in lotta per il mondiale, dove chi vince vince tutto. Mi rendete conto che chi vince vince tutto a livello di serie TV cosa può significare? Hai fomentato tutta la platea negli anni precedenti con la serie Drive to Survive, dove la Red Bull continuava giustamente a dire: noi vogliamo arrivare lì e giocarci il mondiale con Mercedes, vogliamo arrivare lì con Verstappen, che secondo noi è colui il quale può battere Lewis Hamilton, e vedere dall'altra parte stessa cosa che dice la Mercedes: non vogliamo continuare a vincere, Lewis Hamilton voglio continuare a vincere. 2-3 anni così, e poi arrivi alla resa dei conti, dove finalmente Red Bull arriva a essere più o meno vicina a Mercedes, e qui il discorso del budget cap arriviamo dopo, e c'è lo scontro finale tra i due, si buttano fuori a vicenda. Sembra veramente devi vedere Senna Prost, senza un po' di dubbio, e una FIA che invece di prendere la posizione giusta, senza guardare in faccia lo spettacolo, perché se ci sono delle regole vanno rispettate anche contro lo spettacolo, perché se ci sono delle regole, santo cielo, vanno rispettate, invece no, segue le regole per rispettare lo spettacolo. Quindi a Silverstone, quando un'operazione, una manovra del genere di Hamilton che butta fuori Verstappen in una situazione così pericolosa di gara, 5 secondi non troppo pochi, ma li dà, perché dà la possibilità poi a Lewis di fare la sua rimonta se ci riusciva, e l'ha fatta in maniera incredibile. Quello è Lewis Hamilton in una Mercedes, quindi è sempre da tenere d'occhio, anche quando la Mercedes fa schifo è sempre da tenere d'occhio. 7 volte campione del mondo, non lo diventa così per sbaglio. A Monza dà una reprimenda a Verstappen, che gli è semplicemente saltato sopra con la macchina di Lewis Hamilton, buttando fuori tutti e due. Non si prendono delle decisioni forti. Poi si arriva ad Abu Dhabi, dove si fa quella pistolata, perché ci sono altri modi più brutti per definire, veramente una roba assurda. Si prova a trovare il capo espiatorio Michael Masi, capo dell'organo direttivo, diciamo, degli steward dell'FIA, si manda via, si prendono due figure nuove, quindi ok, due persone, adesso abbiamo imparato, non hanno imparato niente. Hanno, per paura di rovinare lo spettacolo, ridotto, secondo me, le condizioni di sicurezza dei piloti, e il Gran Premio del Giappone, a mio avviso, dopo quello che è successo, dopo quello che ha visto Gasly, fossi stato in lui, mi sarei rifiutato. Ascoltate ragazzi, andate a fanculo. Scende dall'abitacolo, chiama a raccolta tutti gli altri piloti, c'era un regime di bandiera rossa, che erano tutti fermi. Si dice: guardate, è successo questo, io sinceramente oggi non corro più, perché basta. Secondo me ne avrebbero seguiti in tanti, e l'avrebbero seguiti in tanti talmente importanti che l'avrebbero seguiti tutti. L'avrebbero dato un segnale molto forte. Sì, le parole dopo, da parte di tutti, sono state importanti. Anche Perez si è veramente sfogato, e ha fatto bene a mio avviso, però le parole sono futili, le parole sono belle da postare su Instagram, su Twitter, le azioni sono quelle vere, le azioni sono quelle che tu dici: no, io non ci sto, mi alzo in piedi, non ci sto, e non l'hanno fatto. Però vabbè, lì doveva intervenire la FIA in un altro modo. Quindi c'è stato anche proprio un declino che è continuato ad andare sempre più in barato, più in basso. A Monza non è stato tanto brutto vedere la Formula 1 finire dietro una safety car, può capitare, sono le regole. È l'uscita della safety car che è stata folle, ritardata, e poi fuori sincro con il primo. Hanno perso 3 giri,
3-4 giri, non ricordo quanti giri abbiano perso. Giri che sarebbero stati fondamentali per far sdoppiare tutti e far ripartire la gara in una gara come la nuova, come Liberty Media vorrebbe, 3 giri alla morte, no? Come hanno fatto in Giappone, hanno fatto una sprint race. La sprint race, che secondo me è non posso dire quella parola, se no YouTube mi viene a prendere e manda via, ma è una violenza sullo sport Formula 1 stesso, perché è una cosa abominevole, è abominevole, e mi spiace che purtroppo sia stato proprio Domenicali, un italiano, che è a capo di Liberty Media ovviamente, che vada a dire ma è bella la sprint race, e tutti gli altri no, guarda che fa cagare, fa schifo, vomito, no, ma è bella, le facciamo il doppio allora, va bene? Le facciamo il doppio. No. E quindi è quello, la sprint race è un altro punto a favore della tesi che vi sto portando, per cui vogliono spettacolarizzare ogni cosa, quindi una gara in più. Possiamo fare una gara in più? Più corta, dove i piloti in teoria dovrebbero andare alla morte? Beh, non è vero, non vanno alla morte, però... è uno sport in difficoltà, la Formula 1, non tanto in difficoltà economica, che secondo me, ripeto, Liberty Media sotto quel punto di vista ha fatto un lavoro egregio, ma è uno sport in crisi di identità, perché da tifoso Ferrari la colpa ricade sulla Ferrari, e unicamente sulla Ferrari, per ciò che ha fatto quest'anno. Trovare colpe, cercare colpe da altre parti significherebbe appunto avere la mentalità dei perdenti, dare la colpa agli altri, ma secondo me è la colpa della Ferrari. Però in dubbio che alcune decisioni strane, quantomeno discutibili, siano state prese dall'FIA, che non vuol dire che l'FIA è pro Red Bull o come lo era pro Mercedes prima, però al tifoso rimane il dubbio purtroppo, perché una penalità come quella Perez, che secondo me dare due pesi due misure alla stessa penalità identica, dove non c'era veramente nessun tipo di non c'era veramente nessun tipo di motivazione valida per poter dare una volta una reprimenda, una volta 5 secondi, sono due violazioni da 5 secondi l'una, punto, perché non c'è mai stato. Poi alla fine della fiera si va a controllare tre casi nella storia, tutti e tre diversi, uno da tu, l'altro 10 secondi, questa è una reprimenda di 5 secondi, cioè boh, secondo me è stata una brutta figura. 3 ore la gara sub iudice, non si sapeva chi avesse vinto, mentre per un taglio di chicane, che a mio avviso è un taglio di chicane che non ha provocato il vantaggio sperato, in termini di tempo credo sia abbastanza palese, che però hanno voluto comunque penalizzare perché è un errore del pilota, l'ha detto lo stesso Leclerc, è andato lungo, capita quando sei sotto pressione, le gomme sono finite, ma hanno preso la decisione in un minuto. Perché un minuto per quello, quando la safety car era evidente, lo potevano vedere durante la gara cosa era successo? Cioè gli davano il drive thru, ciao, gli davano 10 secondi, guarda, mancano 4 giri, ti è andato 10 secondi perché hai fatto sta cazzata, vedi se riesci a rimediare. No, dopo 3 ore di consiglio degli steward, 3 ore ragazzi, è veramente qualcosa di boh, non so spiegarmi queste cose, perché comunque stiamo andando incontro a quello che può essere un altro dominio Red Bull, perché il discorso ora, ne parliamo del budget cap, finirà da taralluce e vino, perché c'è chi dice ah no beh, anche 2 milioni in più di sviluppo significano mezzo secondo al giro, c'è chi invece dice no, beh ok sì, è una violazione, però se sei più lento sei più lento, se sei più veloce sei più veloce, cioè c'è poco da fare. Però perché allora dare questo tipo di malleabilità al budget cap? L'avete messo, aveva il suo senso, va benissimo, tolleranza zero, vai fuori. E dovevano essere molto più chiari, subito, non lasciare la suspense anche qui per farci ricamare articoli di giornale, gli stessi piloti, gli stessi team principal, per settimane, e quindi poi costruire tutta la storia background con Netflix. Capite che è un problema, lo sport non è così. Lo sport non è così. La Formula 1 non è così, ma lo sport in generale.
Non è così. E non capisco perché la gente non riesca a vedere questo tipo di percorso che ha intrapreso la Formula 1. La Formula 1 non è questa. E stanno riuscendo a un, ripeto, un fan da 30, da 25 anni della Formula 1 ad allontanarsi pure da lì e andare a vedere il WEC, banalmente. La World Endurance Series, il World Endurance Championship. E lì non ci sono cazzate, robe strane da vedere. No. Le regole sono quelle, sono rispettate, punto. Perché dovrei stare a perdere il mio tempo quando è evidente che si sta cercando di andare verso un wrestling? Può piacere, assolutamente. Non metto in dubbio che ci siano persone che siano attaccate ora alla Formula 1, al Gran Premio, ne parlino, magari acquistino anche qualcosa di relativo, quindi fanno muovere l'indotto monetario di Liberty Media anche a livello indiretto. Però i core fan, quelli che, diciamo, seguono la Formula 1 da tanto tempo, la seguono per passione vera, li stai allontanando tutti. Se, sì, è una piccola parte, ma è la parte che ti va a vedere le partite, le gare, è la parte che commenta sempre, che ha sempre commentato e sempre commenterà sulla Formula 1, che crea contenuti sulla Formula 1, tu li stai allontanando tutti. Adesso è ancora recuperabile la situazione, per carità di Dio. Però dopo Singapore, dopo il Giappone, dopo alcune altre decisioni prese un po' così, un po' leggere da una parte, un po' forti dall'altra, perché dare il dubbio alle persone di queste cose qua? Perché? Perché avere un regolamento così ogni tanto una volta, ogni tanto un'altra? Un regolamento sportivo, rispettatelo, santo cielo. Il budget cap è stato violato? Bisognava subito mettere le squadre a dire: oh, potete violarlo, perché chiaro, le regole sono anche lì e vengono anche violate. Però se andate fuori di un centesimo, raga, non ci sono cazzi. Andate fuori di un centesimo, ce lo dovete comunicare prima. E allora magari sì, come ha fatto Williams, hanno trovato delle regolarità nel budget cap 2021, hanno avuto un concordato tra FIA e Williams, sono rientrati nei costi con massima trasparenza, quello che ha scritto con il comunicato dell'FIA. Quindi, e ci sta, va bene. O uno può avere dei problemi, dove andare fuori, lo comunica in primis, no che ti venga a scoprire dopo e poi dici: vabbè, ma tanto cosa ho guadagnato, 2-3 millesimi? E no, signor ragazzo mio, ma chiunque, questo non perché è Red Bull che sta battendo Ferrari, se era la AS, santo cielo, andava punita, punto. L'anno prossimo, sai che c'è budget cap alla metà? Dio, la metà no, viene ridotto di tantissimo budget cap. Ah, sai, ti ricordi tutte le tue centinaia di ore in Galleria del Vento? Ne perdi un terzo. Raga, perché è così, sono le regole, va rispettate. Non vedo perché non debba essere così. Comunque, questo è il mio pensiero sulla Formula 1. Spero possa cambiare la storia molto velocemente, e con essa anche la storia legata alla Ferrari, che è tutto un altro discorso, ma ne hanno già parlato in tanti. Secondo me la Ferrari deve solo non mandare più neanche nessuno a parlare in conferenza stampa e lavorare per diventare una scuderia vincente sul muretto, in fabbrica e in pista. Perché secondo me le colpe sono da dividere equamente tra tutti: tra chi ha fatto una macchina e degli aggiornamenti che non sono stati all'altezza, chi ha preso delle decisioni strategiche che hanno fatto diventare la Ferrari lo zimbello mondiale, purtroppo, e chi in pista, quando la macchina andava e le strategie erano giuste, si è schiantato da solo, banalmente, o ha commesso degli errori. Quindi deve essere una crescita costante di tutti e tre, e secondo me tra un paio d'anni, uno, se le cose vanno benissimo, due, se si prende un po' più le cose con calma e magari rientra Mercedes nella corsa mondiale, può essere che la Ferrari torni a vedere un campionato del mondo con Leclerc, anche con Sainz, perché no? Certo, Leclerc è la soluzione, quella più ovvia a livello proprio di piloti, ma perché non poter provare con entrambi, no? Detto questo, io vi lascio, vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Lasciate un commento, ditemi cosa ne pensate. Noi ci vediamo nei prossimi video, non react, ma di discernimento su qualsiasi voglia sport io abbia un minimo di passione, abbia qualcosa da dire. Alla prossima, ragazzi.